Ci sono zone nel centro cittadino di Teramo che quasi ogni notte vengono prese di mira da baby gang che distruggono e devastano. Il fenomeno si accentua nel fine settimana e negli ultimi tempi si sta aggravando in maniera preoccupante. I luoghi maggiormente colpiti sono Piazza Sant'Anna, i vicoli circostanti a Piazza Orsini, la Villa Comunale e ultimo in ordine di tempo il parco giochi di Viale Mazzini, quest'ultimo sfregiato di continuo da ragazzini appena adolescenti. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha già annunciato l'arrivo di 42 nuove telecamere con il progetto Paride, ma intanto di notte la città è in mano a bande di teppistelli, spesso minorenni. È vero che molto dipenderà dalle forze dell'ordine, ma intanto il Comune di Teramo cosa può fare? Ma guarda, oramai siamo arrivati al limite, sono ripetuti gli atti di vandalismo nelle ore notturne, una città senza controllo, dobbiamo sicuramente trovare soluzioni. Intanto questa mattina io insieme all'assessore De Padova e l'ingegner Manetta abbiamo esposto denuncia ai carabinieri proprio per atti vandalici che sono ripetuti nella sera di sabato. Oramai è una quotidianità, quindi una città che diventa nelle ore notturne terra di nessuno e queste piccole gang approfittano di questo. Avete valutato il fatto che sono dei minorenni a fare questi danni? Purtroppo sono convinto anche di questo, perché l'altra sera sono intervenuto a Viale Mazzini, sono fuggiti, ma quando sono venuto ho chiamato il 113 sui giardini di Viale Mazzini, sono ragazzi minorenni. I cittadini del centro storico di Teramo protestano pesantemente, chiedono più controlli anche alle forze dell'ordine e pensano di organizzarsi in ronde notturne. L'amministrazione comunale ricorda che anni fa fu stipulato dalla prefettura un protocollo d'intesa che mirava a maggiori controlli da parte di forze dell'ordine e polizia municipale, chiamato Mille Occhi sulla città. L'idea dell'assessore all'ambiente Valdo Di Bonaventura è quella di rivalorizzare questo progetto. Chiederò un tavolo istituzionale in prefettura, visto che nel 2011 o 2012, non ricordo la data, ci fu un protocollo d'intesa chiamato Mille Occhi sulla città, che proprio prevedeva in sinergia tutte le forze dell'ordine, in sinergia anche con la polizia municipale e con il gruppo dei vigilantes, un controllo nelle ore notturne della città. Probabilmente a questo protocollo dopo non si è dato seguito più di tanto, adesso dobbiamo cercare di riattivarlo e di dargli funzionalità massima e poi si può anche valutare l'opportunità, visto che tanti cittadini ci chiedono di poter diventare controllore della città, di valutare magari con le forze dell'ordine se è possibile istituire questo organo, diciamo, questa opportunità in più di controllo della città.